Torniamo a giocare in casa dopo due trasferte consecutive a Tortona e a Bergamo e diciamo che il primo obiettivo è chiaro, vogliamo tornare a vincere in casa dopo le ultime due sconfitte con Biella e con Udine, quindi abbiamo la possibilità di giocare con Trapani che è una squadra che in questo momento è avanti di 2 punti in classifica, quindi sarebbe anche l'occasione per metterne una dietro, riprenderla e metterla dietro con la differenza, con lo scontro diretto a favore nostro. Quindi è una partita importante per tanti motivi, i primi due sono questi, tornare a vincere in casa e fare un passo in avanti in classifica. E soprattutto poi confermare la vittoria di Bergamo, perché come dico sempre, le vittorie in trasferta poi vanno confermate con la vittoria casalinga. Quindi diciamo che l'obiettivo nostro è questo. Trapani è una squadra che ha avuto diversi infortuni dall'inizio della stagione, un ultimo Nuocia che voi chiaramente conoscete bene, non sappiamo ancora se Renzi sarà o meno della partita, però ecco una squadra che si affida molto al duo americano Corbett, che è uno delle guardie più pericolose di questo campionato, e Sean Miller che è arrivato a sostituire Mashon Powell, giocatore molto atletico, giocatore che in queste partite sta attaccando molto, ecco, quindi diciamo che è un giocatore che è sicuramente da prendere in considerazione, soprattutto il suo atletismo. Stiamo pensando molto a noi, stiamo cercando di migliorare a livello difensivo e per buona parte dell'incontro con Bergamo ci siamo riusciti. Abbiamo sofferto l'atletismo soprattutto nell'ultimo quarto, l'irruenza di loro e questo è un aspetto sul quale sicuramente dobbiamo migliorare. Quindi direi che la parte difensiva, l'attenzione sarà una parte importante della partita, cercando chiaramente di non far accendere Corbett e di non dargli quei tiri aperti che lo potrebbero mettere sicuramente in ritmo. Come ho detto anche l'altra volta, a livello offensivo stiamo facendo una buona pallacanestro, ci stiamo passando la palla. Siamo una delle migliori delle squadre del campionato per numero di assist, e quindi ecco, vogliamo continuare su quello, cercando di continuare avendo questa doppia dimensione, cioè gioco interno per costruire e gioco esterno per creare di più con le nostre guardie. Quindi ecco, diciamo che il giusto equilibrio che ci deve essere. Chiaramente marcando un giocatore come Guido Rosselli, la pericolosità interna la possiamo avere soltanto con i nostri giocatori, con i nostri lunghi, però ecco, diciamo che siamo stati bravi anche con Bergamo a creare tante situazioni di tiro, anche da mettendo la palla dentro. Quindi diciamo che questi sono un pochino i temi della partita.